qua. Sia bene. Allora, ragazzi, grazie per i compliments, ma i compliments vanno fatti ai ragazzi del team più che a me, perché io vi dico che saremo sauditi al 100%. Loro hanno studiato documentazione, conti, bilanci, e loro sono arrivati tramite i sauditi secondo i loro studi. Quindi, secondo tutti loro, noi saremo sauditi. Secondo me, saremo sauditi al 1000 per 1000. E cosa dirvi? Grazie per i complimenti, cioè, ragazzi, ma un canale giovane come questo mi ha fatto un canale giovane come questo, 1000 collegati, cioè ti segna StreamYard, ti segna anche il massimo dei collegati in diretta, erano 1033, una roba, vi ringrazio tutti, assurda, cioè questi sono numeri da canali da 60.000, 70.000, per quello, anche se siamo un canale giovane, 2 milioni e mezzo di visual in 6 mesi, no, qui non si compra iscritti, non si compra nulla, qui siamo persone normali, non siamo truffatori che truffiamo gli utenti facendogli vedere iscritti che non abbiamo. No. Per quello, visto che è gratis, visto che comunque ci apprezzate, ora non possiamo piacere a tutti, quello è normale, vi invito a mettere un'iscrizione gratis ed attivare la campanellina. Oltre, per chi ancora non l'avesse fatto, anche se è già 10.000 visual e quasi 1000 like, vi invito, che è già in hype quella live, ovviamente, vi invito a guardare la live dell'altra sera con i ragazzi. Quindi la maggior parte dei complimenti va fatta a loro, non a me. E arrivo, ho acceso la telecamera ora e la moglie Giuse, arrivo, arrivo. Allora, Parrucca è stato esonerato al Tottenham. Si è fatto esonerare, è stato esonerato. Non mi interessa. Ragazzi, io rispetto, so che tra di voi ci sono tante persone che lo rivorrebbero e che lo stimano, e rispetto il vostro pensiero, però rispettate anche il mio. A me Conte non è mai piaciuto, non mi piace, non mi piacerà mai. Ci ho anche parlato con Parrucca quando allenava qua in Toscana. Ma è una minestra sarebbe una minestra riscaldata. È un allenatore che non rivorrei mai, e soprattutto bisogna anche capire se lui può accedere al decreto crescita, perché se non può accedere al decreto crescita, lui diventa cioè invendibile. Lui per se stesso è invendibile in Italia se non può accedere al decreto crescita, perché ti costerebbe delle cifre assurde. E per me, a quei prezzi ci sono allenatori molto più bravi, molto più avanti, con molte più idee. L'avventura al Tottenham è finita perché purtroppo lui fa sempre le stesse cose, lui dà tantissimo nel primo anno, lui il suo meglio lo dà il primo anno, infatti spesso ha vinto gli scudetti il primo anno, no? Poi dal 18° mese lui stronca con giocatori, con pubblico, con tutti, cioè lui fa sempre le stesse identiche cose. Al Tottenham non è stata assolutissimamente una bella esperienza per lui, anche perché gli hanno speso circa 300 milioni in 18 mesi. Il primo anno è arrivato quarto perché l'Arsenal aveva ceduto i suoi giocatori migliori, poi si è suicidato l'ultima giornata e lui ce la fa ad arrivare quarto. Lascia un Tottenham, ad oggi la classifica dice quarto, ma il Brighton ha 3 partite da recuperare, il Newcastle ha delle partite da recuperare, si può dire quasi che lui ad oggi lascia un Tottenham sesto. Stellini prende in mano il Tottenham, ma lui gli viene data una buona uscita e viene lasciato a casa. Per come la vedo io, ripeto, io rispetto le vostre idee, ma voi rispettate le mie, perché tanto non è che siamo qui a offenderci, siamo qui a parlare di calcio. Io ti dico che Conte lo lascio dov'è, oppure per me può andare da altre parti, perché poi le minestre riscaldate non mi piacciono, a maggior ragione quando si parla di allenatori che ormai non riescono, secondo me, ad evolversi, a studiare, non si mettono più in discussione. Champions League si è fatto buttare fuori da un Milan che aveva preso 20 gol in 3 partite. Te mi dirai: sì, la Champions è un'altra cosa. Comunque è riuscito a farsi buttare fuori anche dal Milan. Quindi chiudiamo la parentesi Parrucca. A me non piace, per me non tornerà all'Inter, anche perché servirà anche un allenatore bravo in Champions. La seconda stella, sì, ma non è che per vincere la seconda stella poi dopo, perché poi lo riprendi, lui sicuramente ti vince la seconda stella,
poi ti distrugge tutto, ti tocca ripartire da capo, giocatori che altri allenatori non impiegano, un modulo, e poi ragazzi, ascoltate, anche questo lo dico anche a Simone Inzaghi, a me questo 3-5-2 mi ha rotto i coglioni, basta con questo 3-5-2, non ne posso più, sono pieno fino a quassù. La Repubblica che ti dice oggi? La Repubblica ti dice Lukaku non verrà riscattato, e Inzaghi, te lo dicono gli altri giornali, ormai quasi tutti, ti dice Inzaghi ha destino segnato. Quindi io non ti dico che stanno destabilizzando un ambiente già destabilizzato, perché abbiamo capito in che condizioni è lo spogliatoio, abbiamo capito la gestione dell'allenatore, ci offendono e non parla nessuno, addirittura si permette ad Allegri di andare in TV a fare la voce grossa e all'Inter non parla nessuno, ma sono cose che abbiamo già detto. Quindi è la verità, secondo me Lukaku non verrà riscattato, ma per come la vedo io può fare anche 10 gol da qui alla fine, e come la vedo io investire su un attaccante di 30 anni che incomincia purtroppo ad avere una difficile gestione proprio del peso, gli ha cambiato il fisico e incomincia purtroppo ad avere degli infortuni, io 50, 40, 60 milioni su un centravanti di 30 anni non ce le impiegherei. Si parla di Firmino, per esempio, ecco, Firmino a zero, anche se gli dai 6-7 milioni, lo vado a prendere io a Liverpool, me lo metto in spalla e da Liverpool nudo in autostrada lo lascio a San Siro, un giocatore come Firmino, per come vedo il calcio io. Troppo Romelu quest'anno è riuscito a dare nulla, solita operazione perché non c'avevi soldi, gli hai venduto Casadei, loro ti hanno prestato Lukaku. Anche Lukaku alla fine, ragazzi, lei è una minestra riscaldata. Mancini fu una minestra riscaldata. Dimissioni. Non mi piacciono le minestre riscaldate. Quando vai, vai, basta, finita, chiusa. Ci sono tante altre possibilità, sia per quanto concerne gli allenatori che per quanto concerne i giocatori. Quindi ecco, si parla tanto di De Zerbi, allenatore che a me piace molto, però poi dopo bisogna vedere chi è libero, chi si può prendere, chi non si può prendere. Ovviamente stanno già parlando con nuovi allenatori, questo ormai lo stanno spappardellando quasi tutti i giornali. Simone, incomincia aprile, non mi fare andare veramente. Simone, ascoltami, incomincia aprile, occhio alle rotazioni. Io, prima che tu arrivassi, Simone Inzaghi, io che non sono nessuno, che sono un tifoso come tutti voi, ragazzi, io dissi, Simone, non fare l'errore di fare alternare il portiere. Le prime 7-10 di campionato hai alternato il portiere. Poi, meno male, te l'hanno fatta capire, perché te l'hanno fatta capire che non era il caso. Come un altro video che io feci a ruota la settimana dopo, me lo ricordo bene, andate a vedere, dissi occhio Lukaku perché Inzaghi non è Conte. E purtroppo anche quest'altra cosa si è avverata. Come Simone punti sempre sui 12-13 giocatori. Bisogna, con una squadra over 30 come questa, che tu impari a ruotare i giocatori e che tu non ti faccia prendere gli attacchi di panico quando i giocatori sono ammoniti. Quindi, caro Simone, aprile non deve essere dolce dormire, bisogna svegliarsi, devi imparare a fare le rotazioni, i cambi giusti. Anche te, Simone, bisogna che tu cambi qualche cosa, perché altrimenti si rischia di fare figure di merda, caro Simone Inzaghi. Quindi questo è un mese dove ci saranno tantissime partite, anche perché siamo già tutti affamati dell'Inter, di calcio. La nazionale, ragazzi, vi dico la verità, io sinceramente la mia nazionale è l'Inter, ecco, senza, non so, però, cioè, devo essere sincero, a me della nazionale non me ne frega nulla. Sì, la guardo se va a mondiale, agli europei, ma la mia nazionale è questa, non lui, la mia nazionale è questa. Quindi mi raccomando, c'è sicuramente la Champions dove il cinese vorrà fare ancora qualche altra passerella prima di togliersi dai coglioni. Chiedo scusa per la parola, ma ce l'avevo proprio qui e bisognava che ve la dicessi. Quindi ragazzi, calma, c'è una semifinale di Coppa Italia, vediamo se quest'anno, prima che venga fatta pulizia generale, riusciamo almeno a portare a casa qualcosa, anche perché se no abbiamo fatto sacrifici per nulla solo a vedere il cinese in tribuna. Quindi
Dai, vediamo quello che ci riserva il destino, il futuro. Io sono fiducioso, spero di portarmi un titolino a casa. Te mi dirai, ma cosa te ne fai della Coppa Italia? Ho capito, meglio la Coppa Italia che uno schiaffo, cosa ti devo dire? Che a me, però, la Champions, Benfica, te l'ho detto, Benfica è pericoloso. Benfica è molto pericoloso, a parte buttavo fuori la Juve, vabbè, ma quello... Ma non è una sfida impossibile, ce la possiamo comunque giocare, no? Possiamo andare lì, non ci sono squadre più forti in Champions, ragazzi, parliamoci chiaro. Anche se quella è una squadra particolare, che la inquadri molto male, che la conoscano in pochi, cioè... Ah, l'ultima cosa, cosa ti avevo detto del ballerino io? Stanno già cercando una squadra per il ballerino. Cosa ti avevo detto io del ballerino? Che ti andava via, come ti andava via il ballerino, ti avevo detto che andava via in prestito. Cosa stanno dicendo? Stanno cercando una squadra in prestito. Correa può andare via solo in prestito, ma è normale, no? Ma di allora, io sono 2 anni e ti dico il ballerino non va preso e ti va via in prestito. Perché io ti dico una cosa, difficilmente l'Inter troverà una squadra e gli paga l'ingaggio. Non che lo compra, perché non lo compra nessuno il ballerino. Ma difficilmente troverà una squadra che gli dà 4 milioni. Succederà come a Godin, dove l'Inter lo manda al Cagliari e dà una mano al Cagliari per l'ingaggio. Se questo qui non si sveglia e fa almeno 2 o 3 corsette nel campo, fa vedere e sa fare stretching, che per sbaglio fa un gol, questo qui non trovi nessuno, nemmeno gli paga l'ingaggio. Di cosa vogliamo ragionare? Ciao, Vitt. La Superlega, ragazzi, poi ora farò una live. Mi date una mano per favore? Sto cercando i biglietti della Superlega. Se avete notizie, scrivetemi.